non riprendere il nome della strada, perché mi hanno detto che il padrone dell'osteria senza oste non ha piacere che ci venga troppa gente, vuole una cosa. Quindi il passaparola è un conto, ma fa troppa pubblicità no. Dovrebbe essere qua. Ma però per essere un posto segreto è pieno di gente. Ora qui uno si serve da solo e prende quello che vuole. Sopra le cose c'è scritto una base d'asta, diciamo così, valore 2 euro. State facendo i conti? Sì. Da soli? Sì. Cioè, fai i conti di quello che hai preso? 4 e 4 e le bottigliette piccole. Più il dubanese penso siano 2 euro. Sì. 10. E lo metti lì. Esatto. Va bene. Quindi chi ti controlla? Solo la tua coscienza. Esattamente, esattamente. Che è il controllo peggiore che ci sia. Direi proprio di sì. Perché ci fosse qualcuno che controlla e uno dice, beh, provo. Ma invece di fronte alla propria coscienza, soprattutto dopo un prosecco, un uomo è impegnato. È chiaro, è chiaro. Ma cosa c'è da mangiare oltre che... Guarda, se guardi sopra il frigo... Ah, ecco. C'è la salamina, il formaggio. Vabbè. E se apri il frigo... Guarda mo cosa c'è, è bellissimo. Sì. Guarda, ci sono bottiglie, valore 10 euro, Valdobbiadene Doc CG Extra Dry. Ecco, fatto. Questo e questo. Totale 25, con 25 euro mi strafogo e mangio delle cose squisite. Oh, riprendimi che lo faccio, che è un bel gesto e ci tengo a fare la mia figura. Lei scusi, che vino ha preso? DOCG Extra Dry Valdobbiadene. Qua il signore, il commensale, lui beve Valdobbiadene DOCG Extra Dry. Lei, vedo che c'ha dei distintivi, dovrebbe intendersene di vino. Ma proviamo in ogni caso a doverlo spiegare. Che vino vogliamo. È questo qua? Valdobbiadene, bravo, così non si fa, mi raccomando. Come si deve fare? Perché altrimenti attento agli occhi o attento alla gente. Vabbè, no, ma io ho sparato in aria, per cui non me l'aspettavo. Ma è vispo questo vino? Ha visto cosa c'è dentro. È una bomba, scusi, dentro. Lei che se ne intende, me lo assaggia, mi dice com'è. Lo definirei vino sgarzolino, cioè è allegro, entra e esce subito dalla testa, dal naso. Sgarzolino, gasoline, cosa vuol dire? Gazzosa? No, è un termine, mi scusi, locale, bolognese, vuol dire brillante. Lo so, non è una definizione classica. Ha azzeccato classica. Qualcosa. Lui il maestro. Ha azzeccato qualcosa. Allora, un sommelier come lo definirebbe? Io lo definirei sapido. Poi la tradizione, vede la tradizione cosa ci porta? Ce la porta qua a tavola in compagnia per poter dire che è piacevolissimo, anche se abbiamo una fetta di salame o di soppressa, non c'è problema.